Anzi, mandatelo a tutti i vostri amici, fidanzati, parenti che ogni volta non capiscono niente di ginnastica ritmica. Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi vi voglio fare un video molto molto speciale, quindi ci ho messo tanto impegno e spero vi piacerà. Prima di cominciare vi chiedo due cose molto molto semplici. Intanto schiacciare il pulsante iscriviti e poi toccare la campanella per attivare le notifiche. Vi ricordo anche di lasciarmi un commento e un like sotto a questo video, così potrò sapere se vi è piaciuto e fare sempre sempre meglio. Ma ora partiamo! Oggi vi voglio svelare un segreto, che non è un segreto in realtà, è scritto anche nel codice della ginnastica ritmica, ma è difficilissimo da capire e io voglio spiegarvelo con parole molto 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 facili. Ma come è composta una giuria di ginnastica ritmica? Ci sono un sacco di giudici schierate, non si capisce mai bene che cosa fanno. Io sono qui oggi per spiegarvelo. Allora, partiamo dalla base. La giuria è composta da corpo giudicante, quindi le giudici che effettivamente giudicano gli esercizi, e poi una giuria superiore. La giuria superiore può essere variabile da gara a gara. Vediamo com'è composta. Intanto abbiamo un presidente di giuria, che sta di solito al centro. Spesso la giuria superiore è messa su un altro livello rispetto al corpo giudicante, diciamo. Quindi c'è un palchettino dove la giuria superiore sta seduta, come se fosse dietro al corpo giudicante. Oltre al presidente di giuria ci sono altre componenti della giuria superiore che variano da gara a gara. Può essere una persona sola, possono essere due, possono essere addirittura tante quanto le giudici sotto. Quindi dipende un po' da gara a gara. Solitamente sono un paio o tre, soprattutto nelle gare a livello nazionale in Italia, ci sono un paio o tre di giudici superiori. E che cosa fanno? Semplicemente giudicano a loro volta gli esercizi per controllare non soltanto che i giudici facciano il proprio dovere, ma anche magari un momento di distrazione della giuria, oppure un punteggio che forse non è stato dato in maniera troppo corretta, e quindi possono, diciamo, addrizzare il tiro richiamando le giudici del corpo giudicante e facendo modificare qualche punteggio se ci sono state delle grosse incongruenze con i loro voti. Adesso invece andiamo a vedere il corpo giudicante come è composto. Ci sono alcune giudici che giudicano in coppia. Cioè significa che giudicano ognuna per se stessa, ma poi si possono consultare alla fine e dare un punteggio comune. Altre giudici invece che giudicano in maniera separata e non si possono parlare, ognuna manda il proprio punteggio senza sapere le altre che cosa hanno dato. Partiamo dall'inizio. Vi ricordate il mio video dove vi spiegavo come è composto un esercizio di ginnastica ritmica? Ve lo lascio qui. Se non l'avete ancora visto, andate a vederlo, mi raccomando, perché vi può aiutare a capire meglio come è composta la giuria. Ci sono due giudici per difficoltà di corpo. Si chiamano giudice D1 e giudice D2. E sono in coppia. Ognuna di loro giudica l'esercizio separatamente. Che cosa guardano? Guardano i giri, i salti, gli equilibri, i passi di danza. Ognuna dà un proprio punteggio e poi a fine esercizio si confrontano. Quindi ognuna guarda il punteggio che ha dato l'altra, se sono d'accordo danno un punteggio comune, altrimenti cercano di trovare la media o cercano di capire perché non hanno lo stesso punteggio, così da arrivare a una soluzione comune. Poi abbiamo le giudici D3 e D4, che si occupano delle difficoltà d'attrezzo, quindi giudicano i rischi e le maestrie di un esercizio. Cosa fanno? Anche loro, come la D1 e il D2, giudicano l'esercizio da sole e poi a fine esercizio si confrontano e vedono se hanno dato lo stesso punteggio, se è un punteggio molto vicino o se hanno molta differenza, ripercorrono velocemente, perché il tempo è sempre pochissimo, l'affiche, quindi il foglio dove hanno scritto tutto l'esercizio, per vedere dove sono le differenze e dare così il punteggio giusto che si merita la ginnasta. Andiamo avanti, adesso abbiamo visto le difficoltà. Abbiamo visto le difficoltà di corpo con il D1 e il D2 e le difficoltà d'attrezzo con il D3 e il D4. Passiamo adesso alla giuria dell'esecuzione. Qui abbiamo giudice E1 ed E2. Sono le giudici che valutano il valore artistico, quindi l'esecuzione artistica, i falli artistici di una ginnasta. Che cosa guardano? Intanto che la ginnasta sia a ritmo con la musica, che esegua dei collegamenti fluidi e non forzati, che non faccia bruschi cambi di piano o che non faccia sempre gli stessi movimenti. Tutti questi sono falli artistici. Addirittura giudicano l'espressività sia corporea che facciale della ginnasta e, lucis in fundo, l'idea guida dell'esercizio. Cioè significa che se una ginnasta sceglie un certo tipo di musica, deve saper con i propri movimenti, con i propri gesti, interpretarla al meglio. Altrimenti ci sarà una penalità sempre più alta per l'idea guida dell'esercizio. Anche loro giudicano separatamente, ma alla fine, come coppia, confrontano il proprio punteggio e devono dare poi un punteggio che sia comune. Passiamo adesso alle ultime quattro giudici. Sono E3, E4, E5, E6.
Queste giudici non possono parlarsi, sono sedute intervallate dalle altre coppie di giudici e non possono vedere l'altra che cosa fa e che cosa dà come punteggio. Queste giudici si occupano dei falli tecnici, cioè tutti gli errori che una ginnasta fa, quando cade un attrezzo, quando non tengono un equilibrio, quando un salto non ha una buona forma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi errori, piccoli o grandi, che fa la ginnasta rientrano nei falli tecnici, che sono appunto giudicati da queste quattro giudici. Queste quattro giudici danno un punteggio che poi ovviamente deve essere raggruppato. E come si fa? Praticamente si fa la media, si prendono i due punteggi centrali, ok? E si fa la media fra quei due punteggi, in modo tale che i falli tecnici siano il più possibile veritieri a quello che ha fatto la ginnasta. Abbiamo quattro opinioni di quattro persone e quindi si cerca di trovare la media di tutti questi quattro punteggi di falli tecnici per trovare il perfetto punteggio per la ginnasta. Una cosa importante che non vi ho detto è che le difficoltà ovviamente si sommano tra loro, quindi se una ginnasta fa un salto da 0,50, poi un equilibrio da 0,40, un lancio da 0,50, tutti questi fanno più, 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 più per andare ad aumentare, quindi in addizione il punteggio. I falli artistici ed i falli tecnici invece si sottraggono, quindi mentre le giudici delle difficoltà daranno un punteggio che è la somma di quello che ha fatto la ginnasta, le giudici dell'esecuzione danno un punteggio che è la somma delle penalità, che quindi vengono sottratte poi dal punteggio, da un massimo di 10 vengono sottratte le penalità. Al termine di ogni esercizio, beh, nelle gare più importanti ci sono dei tablet, altrimenti si scrive su un fogliettino che poi viene dato alla presidente di giuria. Si passano tutti questi fogliettini o punteggi virtuali alla presidente tramite un altro giudice, che è il giudice coordinatore, che ha, diciamo, il compito di raggruppare poi i punteggi e di fare le varie somme. La presidente di giuria li valuta, ok, li guarda, controlla che siano congruenti a quelli che ha dato la giuria superiore e poi li valida. Quindi l'ultimo ok deve essere quello della presidente di giuria. Chi abbiamo poi? Abbiamo altri tre giudici, perché abbiamo le giudici di linea, che sono due, in due angoli opposti della pedana, e controllano semplicemente il fuori pedana. Ogni volta che la ginnasta va fuori pedana, alzano la paletta rossa e a quel punto c'è poi una penalità da dare. E poi abbiamo la giudice crono, che si occupa di tenere il tempo dell'esercizio, perché vi ricordo che c'è una penalità se l'esercizio è troppo breve o troppo lungo, non può superare l'1 minuto e 30 per le individualiste e non può essere più corto di 1,15 sempre per le individualiste. Ovviamente l'esercizio di squadra sappiamo che è lungo 2 minuti e mezzo e quindi non potrà superare appunto quel minutaggio. Ricapitoliamo tutto, abbiamo detto al piano superiore abbiamo la giuria superiore composta dalla presidente di giuria più tot giudici, dipende dalle gare, che controllano il corpo giudicante, che quindi giudicano per controllare che siano corretti i punteggi dati dal corpo giudicante. Al piano di sotto abbiamo il corpo giudicante vero e proprio e abbiamo due giudici per le difficoltà di corpo, D1 e D2, due giudici per le difficoltà d'attrezzo, D3 e D4. Poi abbiamo la giuria dell'esecuzione composta da E1 ed E2, falli artistici e E3, E4, E5 e E6 per i falli tecnici. Questo è quanto. Questa è la composizione di una giuria di ginnastica ritmica. Spero di esservi stata d'aiuto, spero sia stato super chiaro, altrimenti sono qui per rispondere a tutte le vostre domande. Per me è stato super bello essere qua con voi anche oggi, mi raccomando continuate a seguirmi e soprattutto mettete un like a questo video e condividetelo se vi è piaciuto. Anzi, mandatelo a tutti i vostri amici, fidanzati, parenti, che ogni volta non capiscono niente di ginnastica ritmica. Un bacio a tutti, ciao! Grazie mille per aver visto questo video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e seguitemi anche sui social. Qui trovate un sacco di altri video e rimanete connessi perché faremo tante dirette insieme. Grazie ancora!